Ciao ragazzi, bene e bentornati in questo video, un video flash perché è arrivata Libra, la prima criptovaluta, almeno il primo progetto di criptovaluta globale creata esclusivamente per sostituire cosa? Le valute fiat, ragazzi, quindi non per sostituire le nostre criptovalute, non per sostituire Bitcoin. Andiamo a vedere sulla pagina di Repubblica l'articolo di Libra, perché volevo commentare con voi questa news in tempo reale. È appena arrivata ed è una cosa, insomma, estremamente importante, ragazzi, estremamente importante. Che cos'è Libra? Allora, intanto prendo l'articolo di Repubblica, potete prendere insomma un po' quello che volete. È la criptovaluta globale di Facebook. E cosa fa? Intanto, ragazzi, questa criptovaluta, quello che fa è dare la possibilità a tutti gli utenti Facebook, del mondo Facebook, di fare scambi commerciali, quindi acquistare, scambiarsi valore da una parte all'altra. Questo, ragazzi, è quello che fa questo tipo di cripto, questa criptovaluta, quello che fa questo progetto. Poi come è diviso il progetto, ragazzi, ve lo leggete, lo potete guardare, diciamo, sui vari articoli. C'è anche il white paper, perché è uscito proprio il sito. Abbiamo intanto una serie di partnership che sono incredibili, ragazzi. C'è anche Coinbase, vedete, c'è PayPal, Coinbase, eBay, Spotify, Stripes, ci sono veramente tutti i più grandi operatori in questo mercato. Quindi questo è un progetto, ragazzi, gigantesco, è un progetto di una levatura di un'importanza incredibile. Probabilmente è un progetto un po' sperimentale, ragazzi, ma che cambierà radicalmente la nostra vita quotidiana se andrà in porto così come è stato pensato, ed è fondamentale. Lo so che in questo momento voi state cercando di capire come sarà l'influenza di Libra nel sistema delle criptovalute, perché Libra, ragazzi, è una stable coin, non è una criptovaluta pensata per fare alternativa all'euro e al dollaro. E qui alla fine di questo video vi dirò anche la mia opinione relativamente a questo progetto. Ovviamente è un video, questo, insomma, in real time, ragazzi, è appena uscita la notizia, poi dovremmo approfondire un po' tutto quanto, però un'idea io ce l'ho, ragazzi, su una cosa importante per capire quanta influenza potrà avere questa innovazione sulla quotazione di Bitcoin e sul mercato criptovaluto e quello classico. Comunque, intanto, vabbè, l'articolo parla di una moneta mondiale, ragazzi, ma effettivamente lo è, perché Facebook ha 2 miliardi di utenti, sarà possibile utilizzare Libra su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, sarà possibile utilizzarla per il marketplace di Facebook, per fare, insomma, ragazzi, veramente tantissime cose. Poi mi è piaciuto moltissimo il fatto che abbiano diversificato la struttura che controllerà Libra, quindi c'è un consorzio svizzero che praticamente gestire la blockchain. Sembrerebbe, ragazzi, che ci sia anche la possibilità di partecipare a un nodo, non si sa ancora insomma bene come, e poi si vedrà. Quindi in realtà una sottoforma di decentralizzazione ci sarebbe pure, vedete qui c'è un consorzio appunto in Svizzera chiamato a gestire la parte della blockchain. Poi invece ci sarà una parte che gestirà tutta la struttura, quella relativa alla parte legale, per far sì che questa criptovaluta possa essere effettivamente utilizzata in tutti gli stati del mondo, perché una cripto sarà globale. E, insomma, le intenzioni di Facebook sono quello di creare, ragazzi, questo tipo di diciamo di valuta, che la potremmo tranquillamente chiamare global coin. Alla fine effettivamente è una global coin, però cosa ci interessa a noi? Quindi, insomma, ragazzi, poi potete ad esempio vedere un po' tutto su questo articolo. L'idea di fondo in generale è che il progetto è gigantesco, ragazzi, è una cosa serissima, è una cosa importantissima, è un evento epocale quello di oggi. Se verrà confermata questa cosa, ci ricorderemo del 18 giugno 2019 per il resto della nostra vita, perché probabilmente cambierà proprio la struttura sociale e il modo di rapportarci con il denaro. Ma
Quello che ci interessa, e mi rimetto in schermo, totale, allora quello che ci interessa in questo momento è anche capire quello che sono i vostri dubbi, probabilmente cosa succederà a Bitcoin, questa Libra sostituisce Bitcoin, come impatterà sull'adozione delle criptovalute questo progetto, ragazzi. Allora, io a freddo, così, cioè scusate, a caldo, vi do un po' quello che penso, poi magari nel corso dei prossimi mesi e settimane faremo altri video, anzi poi chiederò anche la vostra opinione, però quello che penso è che il progetto Libra con Bitcoin non c'entri assolutamente niente, come si suol dire. Perché? Perché il progetto Libra, ragazzi, è un progetto di una stablecoin, tant'è vero che l'obiettivo primario di questa stable sarà quello di essere stabile, stabile, perfettamente stabile, non volatile. Questo è importante da capire, non volatile. Quindi ci saranno, per esempio, una massa di capitali gestiti per creare stabilizzazione della criptovaluta, un po' come si fa con il Tether e le altre stablecoin. Ma in questo caso, ragazzi, ci sono players dietro giganteschi, quindi non si muove questa cripto, ragazzi, non si muoverà mai. Ok, resterà stabile, ma stabile il suo valore nei confronti di chi? Questa è la vera domanda. La vera domanda è: Libra sarà stabile verso il dollaro o verso l'euro? E questo è quello che dobbiamo chiederci. Probabilmente sarà stabile verso il dollaro. Alla fine, probabilmente sarà quello il discorso, ragazzi. Ma la mia domanda è quella, che mi sto ponendo in questo momento, che ci darà tante risposte in futuro, è questa, qui, ragazzi. Ci sarà la possibilità di avere un cambio Libra-Bitcoin? Perché se questa cosa ci sarà, e credo probabilmente di sì, ragazzi, perché c'è Coinbase anche dentro. Se questa cosa ci sarà, ragazzi, allora questa news anche per Bitcoin è positiva, perché Bitcoin resta una cripto decentralizzata, un'alternativa alle stablecoin, ma se noi abbiamo una stable nuova che però, ragazzi, può essere finalmente utilizzata su tutti i mercati del mondo, perché questa Libra sarà effettivamente il Tether, ok? L'USDT, quello vero con cui possiamo comprare magari dappertutto. Allora, ragazzi, avremo un cambio diretto tra Bitcoin e questa stable, è direttamente usufruibile, perché io posso magari, già immagino che posso scambiare i miei Bitcoin all'istante con la Libra, e Libra comprare la roba dovunque voglio. Ok, allora questo sarebbe una gran cosa ai fini dell'adozione delle criptovalute, quindi una notizia che intanto fa due cose. Primo, crea un flesso, un punto di rottura con il mondo vecchio. Il denaro non è più solo quello cartaceo, il denaro può essere utilizzabile anche attraverso il sistema criptovalute. Quindi crea massicciamente, ragazzi, quello che è un'idea di criptovaluta uguale qualcosa di utilizzabile. Criptovaluta e blockchain entra nel mondo reale, nella nostra società. La seconda cosa che crea è la possibilità di amplificare gli scambi commerciali, perché li rende, ragazzi, estremamente più veloci. Scambi più veloci, circolazione monetaria più veloce, gli amanti di macroeconomia in questo momento stanno qua. Più economia, più PIL, ragazzi, sale l'economia, si cresce money, ok? Perché funziona in questo modo. Se ci sarà il cambio con Bitcoin, probabilmente assisteremo anche a Bitcoin che assume sempre di più il suo vero ruolo, cioè un incubatore di valori, una struttura che è sostituibile sull'oro sicuramente, e che rappresenterà in quel caso un grande contenitore di valore che però, ragazzi, sarà il valore deflazionato, non inflazionato, che hanno le normali monete. Libra sarà collegata probabilmente al dollaro. Immagino che sia così, quindi continuerà ad essere collegata al valore del dollaro, ragazzi, che
che scende perché se ne stampano sempre di più, ok? Quindi è inflazionato, mentre Bitcoin sappiamo bene che non è così. Quindi attenzione, gli equilibri come cambiano? Sembrerebbe non cambino proprio. Attualmente il mercato delle cripto non ha minimamente reagito, diciamo, a questa cosa in maniera eccessiva, quindi continua la sua strada, lo vedremo nei prossimi giorni quello che accadrà, ma questa è sicuramente una rivoluzione sociale se verrà applicata e verrà fatta bene, e penso ci siano proprio i connotati, ok? Iscrivetevi al canale per le nuove news, i nuovi aggiornamenti. Oggi mi piaceva fare un video così, quindi la qualità video non è un granché, ragazzi, però dai, che news, ci stava tutta. Ciao!